L'ospedale ha perso la sua identità, sono tante le criticità. Contro il declassamento del Renzetti di Lanciano, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Francesco Taglieri ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa alla presenza anche di diversi cittadini. Francesco Taglieri, insieme a tutti, anche ai cittadini con il Movimento 5 Stelle qui dinanzi all'ospedale Renzetti di Lanciano per denunciare ancora una volta quelle che lei definisce carenze storiche. Non solo carenze storiche, ma quello che io definisco dall'inizio di questa legislatura mancanza di atti di programmazione che danno identità alle nostre strutture e ai nostri ospedali. Ancora oggi è palese il discorso che Lanciano, da DEA di primo livello, viene declassato facendolo mancare di quelli che sono i servizi di base. Oggi c'è stato un depotenziamento che man mano ha visto perdere la sua identità naturale. Non lo ritroviamo neanche nella rete ospedaliera perché una rete ospedaliera non c'è. Non lo troviamo nel piano sanitario regionale perché il piano sanitario regionale non c'è. Non lo troviamo neanche all'interno di quella che è la rete territoriale. Vogliamo dire brevemente quali sono i punti più importanti, quali reparti più penalizzati? Ma la sofferenza da tempo del pronto soccorso, che dovrebbe avere 15 medici, ne ha soltanto 8, la carenza di quello che sono i radiologi, i tecnici di radiologia, gli infermieri, gli specialisti che dovrebbero garantire i servizi. Io denuncio sin dalla prima ora che non abbiamo più urologi all'interno del Renzetti e che il fine settimana spesso siamo costretti per le cose più semplici a migrare in altre strutture ospedaliere. Non ci sono gli otorini nel fine settimana e le cose più banali, come potrebbe essere un semplice sanguinamento posteriore, ci vede costretti ad andare in altre realtà. Non è corretto perché un DEA di primo livello, questi servizi sono minimi e garantiti e dovrebbero essere garantiti. Per quanto riguarda il nuovo ospedale, affrontiamo l'argomento fondi. È un ulteriore fake, non si vanno a liberare le risorse dell'ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria. Mi meraviglio che l'assessore ieri sia venuto qui a raccontare nuovamente questa favola, propaganda pura. Quelle risorse verranno liberate nel momento in cui gli atti di programmazione verranno approvati nei tavoli a Roma.